Allora, quando si fa allenamento di forza bisogna stare attenti, altrimenti ci possono essere dei traumi muscolari. Forse le cose non stanno esattamente così. Dammi 5 secondi e te lo spiego. In queste dirette della mattina su tutto il network, sulla mia pagina Scienze dello Sport, sulla Scienze in Palestra, Nuoto 24, Performance Lab e Aerogene, stiamo presentando tutte le ricerche scientifiche, anzi le review di riferimento, che trattano vari aspetti, tutti nuovi e tutti interessanti. Molte volte però ci mettono qualche dubbio, perché giustamente noi siamo un po', come dire, drogati da preconcetti, da cose che magari ci hanno tramandato negli anni o che sentiamo in televisione o negli spogliatoi. Quando se andiamo a vedere gli studi scientifici, le cose non stanno sempre così. Ad esempio questo, che dice: l'allenamento di forza riduce gli infortuni sportivi. E questo è importante, uscito su British Journal of Sports Medicine già nel 2013, poi successivamente ripetuto anche in altre riviste, quindi avevo preso questa come riferimento, perché ci spiega degli aspetti importanti, importantissimi. Quando si fa allenamento di forza non si ottengono immediatamente dei traumi, ma se ne prevengono tanti altri. Questa è la cosa che ci ha consigliato Giuseppe Chiapparino della Sports Science Academy. Nello sport ricerchiamo la prestazione, quindi abbiamo bisogno di sedute funzionali al miglioramento. Purtroppo gli infortuni rappresentano un ostacolo, non facendoci allenare o facendoci allenare al di sotto delle nostre possibilità. Questa review sistematica analizza una serie di protocolli, dalla propriocezione alla forza, dallo stretching ai protocolli misti, e fornisce delle indicazioni ai preparatori e ai tecnici su come minimizzare gli infortuni acuti o da sovraccarico. In particolare mi ha colpito l'aspetto della forza, il cui allenamento è stato il più efficace nel ridurre gli infortuni, fino al 50%. Con gli sport da combattimento, dove forza e potenza già sono molto importanti per la prestazione, questo può rappresentare un modo molto efficiente di allenare il proprio atleta, anche in termini di tempo. Grazie Giuseppe Chiapparino, ormai da un anno anche lui nella Sports Science Academy, stanno facendo tutti un salto di qualità pazzesco, lui era già partito a un ottimo livello. Allora, cosa ci dice questa ricerca, questa review del British Journal Sports Medicine? Ma intanto un altro luogo comune probabilmente sarà il tormentone tipo l'acido lattico che provoca dolori ai muscoli. Stessa cosa, che non provoca ovviamente, stessa cosa per lo stretching, ovvero molte volte, se parliamo così in giro con chi fa un po' di sport, dici: perché fai stretching? Ecco, per prevenire le lesioni. Ecco, no. Allora, in questa review, così come in tante altre, lo stretching sì ha i suoi benefici, ma non per quel motivo. Quindi sembra proprio il contrario nella logica, dove tutti l'abbiamo pensata, magari fino a un certo momento, nello stesso modo. Da questa review invece è stato molto chiaro il risultato, ovvero che l'allenamento di forza, quindi non di stretching, ha ridotto gli infortuni sportivi a un terzo e le lesioni di uso eccessivo potrebbero essere addirittura dimezzate. Quindi un aspetto veramente importante. Però qui c'è da considerare: quando si parla di allenamento di forza c'è sempre da dire che gli effetti, qualunque sia l'età di riferimento, ci sono solo se queste cose vengono effettuate da un operatore qualificato, altrimenti il fai da te produce molti più danni dei benefici. Allora, portiamoci a casa questo concetto, che mantenere un allenamento di forza cerca di prevenire i traumi, e questo è importante per chiunque faccia attività fisica, non solo per chi fa allenamento di forza, ma anche per chi non fa allenamento di forza, che magari fa fitness oppure fa allenamento di endurance o di altro tipo. L'allenamento di forza serve a prevenire tutto quello che riguarda gli infortuni muscoloscheletrici. Grazie dalla Sports Science Academy. Non ti ho chiesto di fare domande, lo puoi fare adesso perché insomma durante la diretta non riesco mai, però falle, noi commentiamo anche con Giuseppe Chiapparino, e metti un like, un'interazione, condividi questo video se puoi. Ciao a tutti, a domani. Sport, fitness, nutrition. This is Sports Science Academy.